Caro Leonardo, non vedevo l'ora di incontrarti per sapere qualcosa di più sulla tua vita. Ma Da Vinci è il tuo cognome? No. Sono nato nel 1452 in un paese della Toscana da cui deriva il mio nome. E sono morto all'età di 67 anni alla corte del re di Francia. Come fai ad avere idee così grandiose? Ecco, io osservo la natura, per esempio. Per progettare le mie famose macchine per volare, ho osservato il volo degli uccelli. Sono sicuro che un giorno potrà volare anche l'uomo. Ma sai, io ho già volato tante volte. Adesso nel mio mondo esistono macchine per volare. Davvero? E cosa hanno creato gli uomini? Piramidi volanti? Ma no, aerei, deltaplani. Senti Leonardo, ma tu sei un inventore o un pittore? Mi piacerebbe essere il migliore in tutto quello che faccio, anche se qualcuno dice che sono un po' dispersivo. Inizio tante opere che non finisco, progetto molte macchine che non funzionano. Ho fatto più di 6.000 disegni. Mamma mia, che bravo che sei! A proposito, so che Michelangelo ti ha sfidato in una gara di pittura. Michelangelo? Sì, non è male. Vorrei saperne di più sulla Gioconda, il quadro dei misteri. Molti dicono che sia il ritratto di una signora, Lisa Gherardini. Altri dicono che sia un tuo autoritratto. E poi questa donna, sorride o è seria? Beh, devo dirti una cosa. Per essere un buon pittore bisogna saper dipingere, ma bisogna anche saper mantenere i segreti. Un'ultima domanda. Ti piacerebbe cenare con me? Sì, ma non cucinarmi la carne. La odio. Va bene,